Sì, specialissimo Champions League per gli ottavi di finale con grandissimi big match. E andiamo a fare un draft solamente con squadre presenti negli ottavi di finale di Champions: Bayern, PSG, Inter, Napoli e tante tante altre squadre. Il draft ovviamente saranno buttati fuori quei calciatori che purtroppo non ci saranno. E ci sono molti giocatori: lo United, il Barcellona, la Juve e tante squadre fortissime che purtroppo non potremo andare a utilizzare. Secondo voi chi vincerà questa Champions League? Lasciamelo in un commentino, un bel mi piace, iscriviti al canale, attivate sempre la campanella, ogni giorno 14 nuovo video, condividete con tutti i vostri amici. Ragazzi, prima di iniziare vi rubo pochissimi secondi perché sta per finire l'ultima promozione di Ok Calcio, che termina domani 17, e ci sono delle magliette spettacolari nuove sul sito. C'è la sezione retro di tutte le maglie del calcio. Io ho preso la maglia, pensate un po', retro del Colo Colo. Questa, raga, è spettacolare anche per uscire fuori con gli amici. Io cerco di allontanarmi pure perché dietro è particolare, perché c'è lo sponsor, niente nome, niente niente, maglia Adidas con questo colletto spettacolo con i bottoni al nasre, o come minchia si chiama, di ovviamente CR7. Non può mancare, quindi eccola qui nel repertorio, nel mio repertorio non poteva mancare. Lacrime su questa maglia, però doveva essere mia. Ed è davvero molto molto bella. Ma la maglia del GOAT doveva esserci. Codice sconto EXIT, tutti i link in descrizione. Vi consiglio come sempre, se volete comprare e fare un ordine, createvi prima un account per tenere sotto controllo l'ordine. E per qualsiasi problema, domanda o qualsiasi cosa vi succeda, c'è l'assistenza, potete contattare loro. Detto questo, vi lascio il video. Buona visione. Lanciamoci subito nel draft, paghiamo questi 15k e vediamo di farli fruttare. Ottimo modulo, questo è un bellissimo modulo. Non ho detto le regole per le icon e gli heroes, diciamole subito. Ora che sono usciti i capitani è proprio una merda, grazie Spock, ti voglio bene anche io, non è vero, è una bugia. Le icon e gli heroes, essendo che non possono ovviamente essere io agli ottavi di finale, come vengono scelte? Solo se hanno almeno vinto una Champions League. Prendo Pirlo tanto per provarlo, essendo che ha vinto. Qui abbiamo Berardi, purtroppo che non c'è, Shalavi pure, Rakitic pure. Quindi dobbiamo scegliere Eusebio, che vi dico sinceramente non so se ha mai vinto la Champions League. Quindi, essendo che non lo so, andiamo con il super Ruud Gullit, fenomenale. Con il Milan ha vinto di tutto, una leggenda clamorosa. A fianco, fammi vedere un fenomeno. Allora, qui c'è da dire una cosa: Kewell sinceramente non lo so, però c'è da dire questo: Pelé non può aver vinto la Champions League perché non ha mai giocato in Europa. Quindi, qua siamo fottuti, cioè qua ci ha fregato, perché speciale Champions League, purtroppo Pelé non l'ha vinta. Quindi spiazze per lui. Benzema c'è, però cavolo, poteva darmi il Toti. Cruyff l'ha mai vinta. Qua c'è un bel dubbio, signori. Cantona pure, sapete, non lo so, forse Cruyff l'ha vinta. Cruyff ne ha vinte tre, però non si chiamavano ai suoi tempi Champions League, ma Coppa dei Campioni, quindi vai. Renato Sanchez, PSG, partecipa agli ottavi di finale. Top. Quindi buono, per adesso non è messa male come squadra. Qui abbiamo Mendy che partecipa, Teo che partecipa, poteva darmelo anche Toti. Loro due no, perché in Europa League, questo ovviamente no. Teo c'è, Toti, Cribio. Abbiamo Thiago Silva o De Ligt, perché entrambi partecipano. Andiamo con Thiago Silva del Chelsea. E qui abbiamo un fenomeno, Eder Militao, perché ovviamente quell'altro non la partecipa, invece Militao l'ha vinta l'anno scorso e adesso si trova agli ottavi, quindi super super super. Il giocatore del Borussia, del Milan o del Liverpool, quindi scelta generale che dobbiamo vedere un po' con i link, perché ovviamente penso di andare a prendere Trent, per come vediamo l'intesa non è il massimo. Quello ci sono droppando ed eccolo qui. Lo volevamo, lo chiedavamo ed eccolo qui. Teo Hernandez, Toti, top, 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 top. Servirebbe un bel Magic Mike, qui servirebbe un bel Magic. Nakata o De Jong, però abbiamo il Lipsia. Sai che Nakata non lo so se l'ha giocata. Prendiamo Werner perché non lo so. Speriamo in un buon... Oh, Cavara, no. Allora, cavolo, 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 c'è Lukaku che potrebbe essere perfetto perché Inter, prima punta ed è perfetto. Io vado con lui, regà. Poi facciamo dei cambi in game, ma lui non lo possiamo buttare. Qua, vabbè, prendiamo a caso. Diciamo che dai, anche la TT alla fine ce l'abbiamo. Possiamo mettere quel campione là, possiamo far dai così. Anche che non link a stica, però abbiamo un bel 11 che partecipano agli ottavi. E hanno vinto il Malo la Champions League. Beh, Matthaus ovviamente l'ha vinta, quindi lo mettiamo qui.
Mancano tre. Vediamo un po' cosa potrebbe dropparci di utile. Mamma, Lajovic, il Goat, minchia, sta facendo una cavolo di campionato assurdo per stare al Verona. Guarda, Pelé, mi dispiace, ma niente. Cole, che se non erro l'ha vinta con il Chelsea. Però, signori, che team favoloso, da paura. Abbiamo una squadra totalmente che partecipa agli ottavi di Champions League o che ha vinto la Champions League per le Icon e Heroes. Abbiamo il buon Napoli, il PSG, il Chelsea e il Real Madrid. E il Liverpool e l'Inter, mi stavo dimenticando. Più ovviamente le icone. Io ora farò il mio sondaggio. Aspetto il vostro qua sotto nei commenti. Farò una mia predizione. Ovviamente ognuno ha le proprie. Fatemi sapere se per voi è giusto o sbagliato. Soprattutto fatemi la vostra predizione degli ottavi. Secondo me passa City, Benfica, Real Madrid, Tottenham, Napoli, Chelsea, Inter e Bayern Monaco. Queste sono le mie predizioni. Le vostre fatelo sapere qui sotto. Adesso non è finita qui. Con questo team dobbiamo andare a giocare. Let's go nel match. Palla per Bamford. Oddio, Johan Cruyff. Casillas. Qua ho sbagliato, potevo rientrare molto meglio. Per Gullit, che si gira fisicamente in modo imperioso. Ma ancora Casillas. Uff, abbiamo capito che la partita sarà entusiasmante dal nostro canto. Vuole disegnare per Ruud, che spicca in volo. Terza parata di Casillas, sto già tutto tiltato, No, no. Primo tiro, primo gol. Vabbè, raga, io veramente, io sono il nemico numero uno dell'EA. Un triangolo in porta, primo tiro, primo gol. Noi tre tiri, zero gol. Raga, io l'ho detto, io questo gioco non lo so che ci ho fatto di male. Gullit si inserisce, spizza. Kvaratskhelia, ancora Casillas. Voglio pure fare un video divertente, però dai, su via. Metti la palla in rete, dai. Dovremmo stare, ragazzi, onestà. Il gioco dovrebbe mettere un po' di onestà. Dovremmo stare 4-0, 1-1. Dobbiamo anche soffrire pur di giocare. Dalla Kvaratskhelia, oddio è suo. Cavara contro Casillas, ennesima parata. Siamo lì, siamo lì. Se invece di saltare Thiago Silva può saltare, non Cruyff, ancora Casillas però. Trent, solidissimo. Andrea da Cruyff, che vede Gullit e caccia la bomba. E Cavara, ancora Casillas. Dai, dai, fate l'altro. Un applauso a Casillas, c'è la mamma. Guarda Cavara, no, vuole fare tutto lui. Vuole la botta da fuori. Ancora Casillas, siamo sempre lì. Io, ragazzi, ho detto, lo mette Mario lui. Se metto Mario lui a calciare, la buttiamo dentro. La palla va fuori. Kvaratskhelia, Casillas. Mannaggia, un bel tiro, dai. Fine primo tempo e tiri parlano da sé. Due tiri, un gol. 12 tiri, un gol. Regà, stiamo sudando, però possiamo farcela. C'è Teo che se la chiama. Teo che spuga da dietro. Kvaratskhelia. Non ci credo il mio Teo. No, ragazzi, è una maledizione, no, regà. Il mio Teo Hernandez ha parato un tiro a porta vuota. Teo Hernandez che si inserisce. Hernandez là da dentro. Cruyff. Ancora Cruyff. No, 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 vi prego, basta. Vi prego, ditemi che è uno scherzo, vi prego. La due piedi uniti, mi piace a me. Oddio, è il momento di metterlo dentro. Finalmente Johan Cruyff drippa come ai tuoi tempi. Guardalo, 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 mo drippa. Lo fa? Non lo fa. Fa così, non ci vede bene. Il creatore degli esports che cerca lo script. Eccomi qui, sono il creatore dell'EA, amico mio. Hai premuto start tre volte. Dovrei stare 9-1. Ma fammi le dati partita. Ma tu metti pure. A me viene da... Rido per non piangere. Non ci credo. Samir. Ma clicco X, caricato quasi tutto. Io voglio chiedere al creatore di questo gioco. Carico tutto l'X con il portiere. Come viene in mente? Poi mi dicono che il gioco non è boicottato. Cioè, io carico tutto l'X. Ma sarà se carico tutto per il giocatore un po' distante? Se no, se volevo passarla vicino, caricavo poco. Cribbio santo. Oddio. Mamma mia, quasi. Che Dio ce la mandi buona. Ruud. E ancora Casillas. Guarda che miracolo. Dai, Gullit, questa è tua. Tre tiri. Tre gol, regà. Sono senza parole, signori. Più di così, regà, io veramente non posso fare. Cioè, io ho calciato come ha calciato lui. Tanto vabbè, dai, calcia pure con Carrascoro. 4 di 4 gol. Se prendeva lo specchio era gol, eh. Regà, che vi devo dire? Cioè, più di così non posso darvi e farvi.
Cioè, il problema è quello, cioè io arrivo in porta, spesserò a 24 tiri in porta. Non lo so quanti tiri sono, però più di così veramente non posso da fare. Da qui, dalla fuori, il maestro Andrea, parata ancora Casillas, io ho perso il conto, se me abbiamo superato i 25. Tiri in porta 25, 25 tiri in porta, 2 gol. Mannaggia la puttana, raga, mannaggia. Che partita, Cribbio, meritavamo di più, uffa, dai. Meritavamo molto di più, che brutta partita, che Dio buono. L'abbiamo distrutto in ogni cosa, contrasti, passaggi, tiri, tutto quanto. Raga, che dobbiamo fare? È bello che tiravamo pure con gente forte, ma anche a te che abbiamo gente scarsa. Segnali sono già al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, raga, tanti mi piace. Non mi piace sicuramente all'EA. Alla fine ci siamo divertiti, abbiamo fatto 4 risate. Fatemi sapere la vostra su chi vince la Champions e chi passa agli ottavi di finale. Iscrivetevi al canale, condividete ovunque questo video. Passate ovviamente dai miei social network, TikTok e Instagram. Detto questo, vi ringrazio per il video. Vi ringrazio il sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous. Coming, so you better